Io le faccio per tradizione, perché è logico che non è che possa rimanere con il buco delle pagelle, le stavate aspettando, le stavate attendendo e quindi io ovviamente ve le porto. Però se devo dirvi che ho tante cose da dire su questo Juventus Empoli, andrei a dirvi semplicemente una bugia. E quindi queste potrebbero essere le pagelle più corte del mondo, pagelle più corte della storia di questo canale YouTube. Quindi per il coraggio di ammettere una cosa del genere vi chiedo ovviamente un supporto come un mi piace, un commento o un'iscrizione. Vediamo che cosa ne viene fuori perché anche io non ne ho idea. Vi lascio comunque anche qui sopra nelle schede il video, l'ultimo video che ho caricato qui sul canale nel quale vado a parlare di Allegri. Quindi la pagella di Allegri praticamente vi dico solo il voto qui e tutto quello che invece dovevo dirvi l'ho detto all'interno dell'altro video. E il voto per me è 5. Per me è assolutamente un'insufficienza quella di Allegri perché non mi è piaciuta la gestione della partita da parte dell'allenatore. Ci sono due o tre punti in particolare, ma ripeto, non voglio stare qua a ribadire concetti già espressi in altri contenuti. Se ancora non li avete visti, li trovate nelle schede, così vi fate un doppio giro nel caso. Voto 6 e mezzo a Szczęsny perché nella prima parte della partita, anche se suona male, sembra quasi una ripetizione, l'Empoli comunque è venuto fuori, soprattutto quando poi la Juventus è rimasta in 10 uomini e Szczęsny ha risposto in maniera reattiva a tutte le conclusioni che sono arrivate da parte dell'attacco dei toscani. Poi in occasione del gol subito, secondo me Szczęsny non vede partire il pallone. Infatti a un certo punto sembra quasi fermarsi perché capisce che la palla sta andando da un'altra parte. Io non so se effettivamente quella può essere considerata una colpa di Szczęsny oppure no, e quindi chiedo ai ragazzi che solitamente mi rispondono nei commenti dicendomi: io ho fatto il portiere, quindi in quella situazione posso dire che è andata così. Io ho la percezione, la sensazione che Szczęsny non veda partire il pallone e che quindi poi si ritrovi spiazzato per quello, ma aspetto di sapere anche le vostre opinioni. Secondo me comunque Szczęsny è stato determinante all'interno di questa partita perché i guantoni li ha messi spesso e volentieri e ci ha salvato in alcune circostanze mica da ridere. Voto 6 a Gatti, anche qui nulla di particolare da segnalare, anche se dalla sua parte c'era un giocatore, Cambiaghi dell'Empoli, che è stato molto 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 attivo, però per fortuna Gatti è riuscito ad arginarlo in qualche modo, con le buone o con le cattive. Alexandro non ha fatto, secondo me, una bruttissima prestazione, c'è stato anche un momento in cui ha fatto un intervento, una chiusura molto molto importante, poi dal punto di vista tecnico ci sono state due o tre situazioni in cui ha sbagliato dei palloni anche abbastanza facili, secondo me rientrava dopo tanto tempo da titolare, da capitano della Juventus. Io sono sempre dell'idea che Alexandro non debba essere avanti nelle gerarchie rispetto a Rugani in questa stagione, perché Rugani ha dimostrato veramente tante cose, però la partita di Alexandro, a onor del vero, non è stata disastrosa e infatti la valutazione è da 6. Voto 6 e mezzo a Bremer invece perché con Cherry ha avuto una partita anche più fisica, è stata la classica partita di Bremer che si va ad intascare i giocatori avversari, i centravanti avversari, addirittura con un uomo in meno nella Juventus poteva essere più difficoltosa, Bremer non ha fatto avvertire questa cosa. Devo dire la verità, Cherry non mi sembra in questo momento un giocatore presentabile per la Serie A, oppure lo è. E la Juve è riuscita, e Bremer nella fattispecie è riuscito a farlo apparire di questo tipo. Però Bremer credo che abbia stravinto il duello contro il suo avversario, che appunto si ritrova anche con un uomo in più ad attaccare, e poi è stato proprio lui a subire il fallo di Milik che ha portato la Juventus in inferiorità numerica. Però Bremer credo proprio che abbia messo il guinzaglio a Cherry e se lo sia portato a spasso. Abbiamo sofferto un po' di più quando hanno tolto il riferimento offensivo e quando Nicola invece ha messo un po' tutti i giocatori dell'Empoli a orbitare lì in avanti tra cancelliere e tutti quegli altri. E secondo me è stato anche uno dei motivi per cui abbiamo preso gol, ma poi ne parliamo tra qualche minuto. Cambiaso, voto 6, niente da segnalare se non sempre la solita tecnica di Cambiaso, la solita abnegazione di Cambiaso, la solita anche disponibilità, quindi un giocatore che ti gioca a destra, ti gioca a sinistra, ti ha giocato anche mezzala ieri quando poi è stato sostituito Miretti, insomma, Cambiaso ha fatto una partita normale, però sempre a disposizione della squadra. McKennie, voto 6,5, ecco, a proposito di disposizione della squadra. McKennie si era fatto pure male, eppure a stretti denti ha cercato di dare il suo apporto, il suo contributo a quelli che sono i suoi compagni, e secondo me ci è riuscito anche abbastanza bene. Però
Per fortuna che a un certo punto in un contropiede loro hanno dato la palla proprio a Cherry e McKennie è stato molto molto più veloce e più abile nel cercare di chiudere quella ripartenza degli avversari. Secondo me McKennie è un giocatore che la Juventus non può mancare nella formazione titolare e anche oggi secondo me il suo contributo l'ha messo anche se non era al 100% e speriamo che possa essere al 100% con l'Inter perché ce n'è assolutamente bisogno. Non mi è piaciuto tantissimo Locatelli, devo dire la verità. Poi tanto cuore perché è stato praticamente un difensore aggiunto in più. A tratti sembrava quasi una difesa a 6 con Locatelli che andava a fare l'altro centrale di fianco a Bremer, con Gatti e Alessandro che facevano i terzini e Kostic e Cambiaso che facevano i quinti. Quindi proprio una difesa a 6 per valorizzare, no? Questa difesa molto bassa, molto passiva per cercare di difendere il risultato o comunque cercare di non andare in svantaggio nonostante l'inferiorità numerica. È una lettura che ci può stare quando vai sotto di un uomo, ci mancherebbe altro. Però poi l'altro lato della medaglia è quello lì, che noi il gol lo prendiamo perché non usciamo, cioè non siamo usciti sul pallone. Perché Szczęsny non vede partire il pallone? È perché siamo tutti lì. Locatelli è lì che aspetta, Cambiaso è lì che aspetta, McKennie è lì che aspetta. Se andate a rivedervi il replay, vedete proprio che sono i giocatori dell'Empoli, c'è cioè Baldanzi che scambia con Luperto, che riscambia con Baldanzi, che avanza, che prende la mira, che tira e noi siamo tutti lì fermi, così. Perché ovviamente poi quando vai ad applicare una difesa posizionale, se gli altri scambiano la palla, la muovono velocemente al limite dell'area di rigore, diventa un problema per te, perché non riesci mai a prendergli le distanze. E Locatelli non è mai uscito, si è fatto una bella dormita e la Juve prende gol, secondo me, principalmente per colpa di Locatelli, che in quella porzione di campo deve per forza di cose uscire mille all'ora e cercare di ostacolare la conclusione dell'avversario. Voto 5 Miretti, è un'altra partita non bella di Miretti. Verso la fine del primo tempo ha un pallone tra i piedi che non si può sparare in curva così perché è troppo importante, perché è troppo pesante. Miretti non è pronto per sostituire Rabiot, ragazzi. Rabiot è un'altra pasta oggi rispetto a Miretti. Due calciatori completamente diversi, completamente differenti. Io torno a dire, mi sembra una follia che la Juventus non voglia andare a fare un centrocampista a gennaio, però ormai è il 28, quindi a meno che non ci siano dei miracoli in vista, la situazione rimarrà questa e dovremo adattarci, stringere i denti, accontentarci forse anche, ecco, accontentarci mi sembra un po' più il termine corretto, perché oggi Miretti non è pronto per essere la Juve, se la Juve vuole puntare a qualcosa di più. Oggi no, domani magari sì, anzi penso di sì, oggi no. Kostic fa anche prestazioni diverse o le fa tutte così? Cioè le prestazioni di Kostic sono sempre solo questo o riesce anche a fare qualcosa di più? Riesce a fare più del compitino, riesce a fare più della presenza in campo o no? Perché inizia a essere preoccupante, inizia a essere preoccupante dopo quasi 25 partite in una stagione. Ragazzi, 25 partite in una stagione sono tante in un'annata in cui non giochi la Champions. Bisogna essere più impattanti nelle partite avanti, perché sennò poi ci sono quegli altri che sicuramente Iling quest'anno non merita di essere un giocatore titolare, però non lo merita neanche Kostic. Allora forse ogni tanto si può cambiare, dato che cambiamo Yıldız, non facciamo giocare Yıldız al primo minuto ma Kostic che scassa il mondo le gioca tutte. Allora ragazzi, allora non so che cosa dire, allora non so veramente cosa dire. E voto 3 a Milik. Io ho letto tante pagelle prima di farle mie e tutti davano almeno 4. Per me no. Poi lui ha scritto sui social, ci ha fatto capire tutto quello che volete. Sicuramente si farà perdonare, indubbiamente, però è un errore troppo grave. È qualcosa di troppo. Perché anche i minuti prima dell'espulsione Milik non li aveva giocati bene. Per niente. E quindi per me è giusto punirlo con una valutazione molto molto pesante. Fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti, ma per me questa è la valutazione giusta. 7,5 Vlahovic, di lotta, di cattiveria, sporco anche, perché spalle alla porta, sempre raddoppiato, sempre in inferiorità numerica, non è mica facile. E poi fa anche gol. Allora te che cosa gli vuoi dire a questo qui? Io gli dico bravo. Se voi avete degli altri termini potete utilizzarli tranquillamente. Ormai siamo aggrappati al nostro centravanti,
Ormai siamo veramente con le unghie lì su Vlahovic. Trascinaci bomber perché ne abbiamo decisamente bisogno. Dall'Inter all'Inter, dato che comunque lui è all'Inter, è l'unico che ha fatto gol in questa stagione della Juve. Vediamo che cosa potrà fare alla Scala del Calcio di Milano, a San Siro. Voto 6,5 a UEA, perché UEA quando è entrato ha fatto una chiusura su un contropiede determinante, mentre noi eravamo lì in area a chiamare un rigore che non c'era, perché c'era anche un fallo di Alessandro in precedenza sul calcio d'angolo. UEA si è fatto sto sprint, è andato lì, ha fatto la chiusura e meno male, e quindi il 6,5 se lo merita solo per questo, perché è stato impattante. Se la Juventus non perde questa partita è anche grazie a UEA al suo intervento. Voto 5,5 a Ealing, è quello che dicevamo prima, cioè non è che questo fa il fenomeno quando entra, non è che quando entra dice oddio come fa a stare in panchina, no, indubbiamente no, però forse anche un po' di fiducia lui l'ha persa, perché se quello che gioca a titolare al posto tuo sempre poi le prestazioni non sono adeguate, allora io dico, beh, allora che cosa devo stare in panchina a fare? Poi Ealing non sta facendo una buona stagione e anche da subentrato oggi non mi è piaciuto. Però secondo me a un certo punto si potrebbe anche cercare di ragionare e dire, beh, vabbè, proviamo a vedere se le cose cambiano, se le gerarchie possono ruotare, dato che non sta convincendo quel determinato giocatore. Il voto 6, perché lui è entrato, si è giocato un quarto d'ora, 20 minuti scarsi, 17 minuti se ben ricordo il minutaggio esatto, però in quei 15, 17, 20 minuti, quelli che sono stati, lui ha dato la sensazione di essere quel giocatore che ti poteva cambiare la partita anche con l'uno in meno. E per me questo è un rimpianto della Madonna, ragazzi. Io ve lo giuro, questo per me è un rimpianto della Madonna. Perché io sono convinto che con Yıldız in campo dal primo minuto e 11 contro 11 sta partita non la pareggi mai nella vita, mai nella vita, mai nella vita. Poi non avremo mai la riprova, non lo sapremo mai, però... Però l'Empoli è stata poca roba, anche con la Juve in 10. Anzi, l'Empoli, se vai a vedere semplicemente le statistiche, guardi i replay e dici oh beh, l'Empoli ha tirato, ma certo, la Juve ha giocato 70 minuti con un uomo in meno. 70 minuti con un uomo in meno. Ma li senti? Ma li senti 70 minuti con l'uomo in meno? Per forza di cose li senti. E con un giocatore così meraviglioso, dinamico, pimpante, frizzante, dal primo minuto... Io ho letto anche gente che mi ha scritto... E se si fosse fatto male, allora non giochiamo la partita, allora mettiamo in campo a caso dei ragazzi o dei tifosi direttamente agli spalti, facciamo giocare loro, perché se poi si fa male i giocatori in vista dell'Inter, allora non facciamoli neanche guidare in questa settimana, non facciamogli fare allenamento, perché se si strappano durante la partitella ci vuole una bella pazienza, però ci vuole una bella pazienza. E questo è un rimpianto, e per me questo è veramente un dentro fuori della stagione, un crocevia della stagione, una sliding door pazzesca. E questa era la mia valutazione. Come vi dicevo, pagelle abbastanza veloci, ma ragazzi, oggi che cosa devo dirvi? È stata una partita povera di contenuti, povera, di quelle che vuoi dimenticare, ma di quelle che probabilmente non dimenticherai. Fatemi sapere come la pensate e noi ci vediamo con un prossimo video in attesa della partita dell'Inter di questa sera. Speriamo che riescano a lasciare dei punti per strada anche loro, perché sennò qui è una brutta storia.